ragazzi del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong e in particolare gli esercizi del midollo d'oro, quelli trasmessi dal monaco Bodhidharma che dall'India si recò in Cina e insegnò dei preziosi insegnamenti, tecniche di Qigong per la salute e il benessere ai monaci del Tempio di Shaolin. Oggi siamo arrivati al sesto esercizio che si chiama frizionare il viso ed è un esercizio molto utile in caso di disturbi dello stomaco e della milza. Ricordiamo che la milza è un organo importante della medicina tradizionale cinese perché favorisce l'assorbimento del cibo e in questo è collegato anche allo stomaco e entrambi sono legati all'elemento terra. Andremo a effettuare un automassaggio sul corpo, una prima parte effettivamente massaggiata anche fisicamente, la seconda parte invece seguiamo il Qi soltanto mentalmente. Eseguiremo questo automassaggio lungo il meridiano dello stomaco. Il meridiano dello stomaco parte da qui, dalla fronte, attraversa il viso, attraversa anche la gola e poi si allarga sui capezzoli, scende in maniera parallela alla linea mediana del corpo dove passa il vaso concezione, il vaso straordinario, continua a scendere e attraversa prima le cosce e poi le gambe nella loro parte mediana centrale ed arriva poi sul piede dove esce sul secondo dito e l'unghia a lato esterno. Quindi e noi che faremo? Seguiremo questo percorso, ci fermeremo però all'altezza dell'inguine con l'automassaggio, ma continueremo a seguire il Qi fin tanto che non lo accompagneremo in uscita sul secondo dito, quindi il dito a fianco all'alluce, l'unghia esterna a livello mentale. Faremo 9 automassaggi in questo modo, andando prima a soffermarci sul viso, poi scendendo sulla gola, sul petto, sull'addome, cosce, gambe e piedi e unghia. Allora, cominciamo mettendo le mani sulla fronte, facciamo un piccolo massaggio all'interno e poi scendiamo lungo la gola. Quindi da questa posizione massaggiamo così, scendiamo sulla gola. Arrivata all'altezza dei capezzoli andiamo ad invertire la posizione dei palmi con le dita che puntano in basso e continuiamo a scendere. Arrivati a questo punto scendiamo con la mente, continuiamo a far scendere il Qi fin tanto che non arriva all'unghia del dito, del secondo dito, lato esterno. Cominciamo a fare le nostre 9 ripetizioni, è un esercizio che va a stimolare il meridiano dello stomaco associato alla milza, ma va anche a tonificare la pelle, quindi per la nostra salute. Partiamo dal posizionare le palme sulla nostra fronte e andiamo verso l'interno a fare un massaggio, poi il viso, prendiamo tutto il viso, scendiamo sul collo, invertiamo, arriviamo all'inguine, con la mente portiamoci sulla coscia, parte centrale, sulla gamba, fino ad arrivare al secondo dito e a terra. Riprendiamo dalla fronte, passiamo dalla parte degli occhi, guance, scendiamo giù sulla gola, capezzoli, giriamo, andiamo giù per l'addome, inguine, comincia la coscia, accompagniamo il Qi sulla coscia, sulla gamba e sul dito. E continuiamo per altri 7 movimenti, altre 7 volte. In questo modo, automassaggio, accompagniamo con la mente il Qi fino al secondo dito e a terra. E continuiamo. 4. Attenzione alta sul flusso del Qi. 7. 8. E 9. Ora
andiamo a fare altre 9 ripetizioni facendo un piccolo piegamento e proseguendo non solo con la mente ma anche fisicamente l'automassaggio fino ad arrivare al nostro dito, secondo dito. Quindi partiamo dalle mani sulla fronte, piccolo semicerchio, andiamo sulle guance, gola, petto, addome, cosce, gambe e secondo dito. Cerchiamo di non flettere le gambe, quindi le ginocchia restano tese, le gambe anche, non si piegano, e quindi andiamo con il nostro secondo. Impariamo adesso a visualizzare, mentre facciamo l'esercizio, il meridiano dello stomaco, che potete vedere anche in sovraimpressione. Facciamo ancora 3. Bene, ora facciamo un passettino avanti, quindi abbiamo ripercorso il meridiano dello stomaco nella prima serie, quindi fino a metà fisicamente e poi soltanto mentalmente. Poi invece lo abbiamo ripercorso interamente per memorizzarlo anche fisicamente. Ora invece stiamo qualche secondo con le mani sovrapposte davanti al dantien, ma con la mente andiamo a rifare l'esercizio per 9 volte, facendo circolare il chi lungo il meridiano dello stomaco solo mentalmente. Occhi, e come vedete abbiamo fornito 3 versioni dell'esercizio, e gli antichi taoisti dicevano che l'esercizio fatto mentalmente è anche più efficace e costituisce anche una buona meditazione. Quindi bene sì l'automassaggio con le mani, intanto che non prendiamo confidenza del meridiano dello stomaco, però poi col tempo andiamo a svolgere l'esercizio anche mentalmente, che produrrà degli effetti ancora più importanti. Noi ci vediamo col prossimo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete. Grazie, Tao Power Life, ciao.